e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, è il secondo video per quanto riguarda le sponsorizzazioni per i miei iscritti. Ovviamente devono essere anche iscritti al mio canale, infatti lo faccio apposta per i miei iscritti per aiutarci a vicenda con il fatto della monetizzazione di YouTube che ha cambiato le regole eccetera eccetera. Già questo l'avevo detto già nel primo video, quindi non lo sto a ripetere, quindi sapete il motivo per cui faccio le sponsorizzazioni, è per aiutarci a vicenda insomma e cercare di far crescere un po' i canali. Faccio almeno quello che posso. E quindi questa qui è la seconda parte, sempre 5 persone, cioè 5 canali, cito, per le sponsorizzazioni. Comunque, tranquilli che arrivo a tutte, arrivo a tutti e a tutte, tranquilli. Quindi faccio sempre 5 alla volta, che sennò i video mi dura una vita. Allora, prima cosa cominciamo con Polvia, se dovrebbe pronunciare così, o Polvia, non lo so, tesoro, scusami, Polvia. E lei fa, questo qui è il suo canale. Questi sono i suoi video. Io ho visto questo qui, scherzo telefonico cattivo, mia madre è stato carinissimo, andatelo a vedere, mi raccomando. Dopo fa tutti i tipi di questi video qua, tipo guadagnare crediti lavorando nei club, gruppi, questi qui sui giochi, penso dovrebbe essere. Poi ho visto che mette un sacco di cose sugli animali, tipo l'iguana, serpenti, queste cose qui mi piacciono molto, i vlog. Fa 5 inquietanti curiosità sul film L'esorcista, allora L'esorcista, gliel'ho fatta, dillo. Insomma, tutti questi video così un po' strani, boh, non lo so, però è molto molto carina lei, mi piace veramente tanto il suo canale. Andatelo a vedere perché è molto interessante veramente i video che fa. Allora, adesso ve ne faccio vedere uno, non lo so, quale metto, non so quale mettere. Volevo mettere uno di animali, sapete che sono animalista. Questo qui, Testudo Hermannis, che è da allevamento, poi via, vediamo questo. Alzo un po' il volume, di qui se non sentite niente. Scusate, eh. All'aperto, l'ambiente ideale è costituito da una piazzola recintata raggiunta dai raggi del sole fin dalle prime ore del mattino e sono previste delle zone di ombra in cui può trovare riparo nelle zone più calde della giornata. Un'altra caratteristica importante è la recinzione, non deve consentire all'animale di guardare all'esterno e non deve avere degli appigli che possano servire a tentare pericolosi arrampicamenti. Le tartarughe sono animali molto curiosi ed esploratori, per cui in assenza di questi opportuni accorgimenti tenderanno ovviamente a oltrepassare la recinzione. Allora, questo qui era il video, ti hanno preso uno, quello degli animali, e questo qui è il canale di Polvia, o Polvia, non lo so tesoro come si pronuncia, scusami, e fa ogni video ogni settimana, molto carino, e quindi mi raccomando iscrivetevi al suo canale. Adesso passiamo al secondo Eccomi qua. canale. Allora, il secondo canale è questo qui, Telecazzeggio, eccolo qua. Allora, a me questo canale mi piace veramente tanto, tanto tanto, e lui lo conosco, mi ha aiutato tantissimo anche il fatto per fare le monetizzazioni su YouTube, insomma un sacco di robe, tante cose, mi ha aiutato veramente veramente tanto. Allora, questi sono tutti i suoi video. Allora, lui adesso ha cominciato a fare questo qui, che ne sa nel 2000, ed è questo qui l'episodio 2. Ha fatto anche il backstage, che ne sa nei 2000, il tutorial, nuovo metodo per aumentare le ore di visualizzazione, che ne sa nei 2000. Questa qui è una cosa che mi piace tanto perché sono dell'89 e gli anni 80-90 sono stati i miti, insomma, diciamo, quindi ogni volta che lo mette mi emoziona tantissimo questi tipi di video. Vedete, lui infatti ha fatto un video dove ha detto che è arrabbiato molto con YouTube per il fatto dei partnership, queste cose qua, cosa ha nel suo telefono. Lui è anche un cuoco. Cucina molto molto bene, fa certi piatti squisiti e che ti viene voglia di mangiarli proprio. Poi fa anche delle parodie, fa ovviamente delle ricette, insomma tutte queste cosine qua, e questo qui è il suo canale.
È veramente. Ah, poi fa qualche video anche con le sorelle. Anche la sorella Alessandra ha un canale. Poi lei verrà in un prossimo, in una prossima sponsorizzazione perché vado a fila praticamente. Ok, allora guardiamo questo qui. Ma che ne sanno i 2000 perché è il mio preferito. Proprio casomai vediamo questo. Che così vi faccio vedere in anteprima per chi non l'ha visto. Non l'ha visto prossimamente. Che ne sanno i 2000 che è un promo. Aspettate, di presentazione della serie. Eccoci qua, allora adesso non vi ho fatto vedere tutta la presentazione perché sennò devo fare anche altri canali. Insomma, questo qui quindi è il canale di Telecazzeggio, mi raccomando iscrivetevi che ne vale veramente la pena, è molto bravo. Adesso passiamo al terzo Eccoci canale. qua. Allora, questo qui è il canale di Cristina Russo, Neil Sandlash, se dovrebbe leggere così. Ciao tesoro, un bacio grandissimo. Sono molto affezionata a lei perché anche lei come me fa video come vedete per quanto riguarda le unghie, la ricostruzione unghie, eccetera, eccetera. Fa anche dei tutorial di nail art come faccio io, insomma, tutte cose che riguardano le unghie. Anche fa anche dei video come fare la manicure, fa dei tè semplice e veloce. Ha fatto vedere la corta di nail art che ha fatto lei. Insomma, mi piace veramente tanto, è molto molto brava. Allora, dato che stiamo, insomma, è passato San Valentino, passiamo nel tema, vi faccio vedere top 5 nell'arte di San Valentino e Carnevale, che è in collaborazione. Vi faccio vedere un pezzetto. Si fa anche
si viene a creare proprio una famiglia, almeno tra noi youtuber, eccetera. YouTuber è un valore, un parolone, però comunque conosciamo, ci conosciamo, eccetera, ci sentiamo anche privatamente e gli voglio molto bene queste due ragazze qua. Quindi ora vi faccio vedere le mie proposte. Nel mio caso, ci tengo a specificare, giusto per prendermi un po' di merito, le nail art le ho realizzate apposta per questo video qua. Ora ve le faccio vedere, ve le spiego alla breve, dopo vi lascerò la carrellata delle fotografie. Spero vi piacciono. Eccomi qua, allora questo qui è il canale di Cristina Russo. Mi raccomando, iscrivetevi, che è molto, come avete visto, molto simpatica e molto dolce. Lei mi piace veramente tanto, anche lei. E quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al suo canale. E adesso passiamo al quarto. Eccomi qua, canale. Ragazzi. Allora, questo qui è il canale di Emma Nails Style, un'altra ragazza che, come me, lo stesso, e come l'altro canale che vi ho fatto vedere precedentemente, lei pure si occupa di unghie. È soltanto una cosa. Cioè, non c'hai solo due video, ne aveva fatti altri, non so se adesso sta cercando di modificare il canale o mettere altri video, non lo so, ma non so perché vado dalla home page, mi ha dato canali, dei video mi ha dato canali, scusate, solo due video, non lo so tesoro, fammi un po' sapere come mai c'è solo due video, perché lei ho visto che ha fatto tanti altri video, dove fa vedere che c'è una cliente con cui fa le unghie, fa vedere i video haul come questi qui, anche degli acquisti, fa dei tutorial eccetera, quindi boh, non so perché fa vedere solo due video. Comunque ok, vi faccio vedere questo qui che ha scritto acquisti, passione unghie, aspiratore e altro. Aspetta, metto all'inizio perché sennò l'avevo già visto io. Allora, questo qui è il canale di Emma Nails Style. Allora, non gliela faccio a discorre stamattina, scusatemi, di Emma Nails Style. Ah, comunque, ecco perché non mi ero accorta, l'ha detto già qui, come avete sentito nel primo video che ho fatto vedere adesso, che ha detto che ha cancellato infatti tutti i video, ecco perché allora non mi ero accorta l'altra volta che l'avevo visto il video. Niente, comunque lei è Emma Nails Style, mi raccomando, adesso come ha detto lei farà altri nuovi video, quindi iscrivetevi al suo canale. E adesso passiamo all'ultimo canale. Allora, questo canale si chiama Il Diario di Vicky, questa è lei, molto brava anche lei tratta di unghie, fa video tipo, ecco, il bottino che ha fatto da passione unghie, preferiti, le review, fa tipo, ecco, maturità la mia esperienza, orale della maturità la mia esperienza, le cover, preferiti di febbraio, parla insomma delle cose che gli succedono, insomma, e anche di prodotti
anche se non è di unghie, anche ad altri prodotti, insomma, tutte queste cosine qua. Questo vedete è il suo canale. Allora, adesso facciamo i preferiti del 2017 Makeup Edition. Ok, allora questo qui è il canale di Il Diario di Vicky, questo è il canale, e mi raccomando iscrivetevi al suo canale. Niente, questo qui era l'ultimo canale da farvi vedere, da sponsorizzare. Mi raccomando, casomai sotto i commenti, se domani lo dico, niente, oggi non ce la faccio, volevo dire, casomai sotto il video se volete mi commentate. E comunque mi raccomando, iscrivetevi anche a tutti questi 5 canali di questa seconda parte delle sponsorizzazioni per quanto riguarda per i miei iscritti. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto col prossimo video delle terze sponsorizzazioni. Ciao!